Come proclamare questo Vangelo di riconciliazioni dopo secoli di divisioni? È lo stesso Paolo ad aiutarci a trovare la via. Egli sottolinea che la riconciliazione in Cristo non può avvenire senza sacrificio. Gesù ha dato la sua vita, morendo per tutti. Per la Chiesa, per ogni confessione cristiana, è un invito a non basarsi sui programmi, sui calcoli e sui vantaggi, a non affidarsi alle opportunità e alle mode del momento, ma a cercare la via guardando sempre alla croce del Signore. Un'autentica riconciliazione tra i cristiani potrà realizzarsi quando sapremo riconoscere i doni gli uni degli altri e saremo capaci con umiltà e docilità di imparare gli uni degli altri, imparare gli uni degli altri, senza attendere che siano gli altri a imparare prima da noi. Mentre camminiamo sulla via dell'unità, quest'anno ricordiamo in modo particolare il 500° anniversario della Riforma protestante. Il fatto che oggi cattolici e luterani possano ricordare insieme un evento che ha diviso i cristiani e lo facciano con speranza, ponendo l'accento su Gesù e sulla sua opera di riconciliazione, è un traguardo notevole, raggiunto grazie a Dio e alla preghiera, attraverso 50 anni di conoscenza reciproca e di dialogo ecumenico.